da sniper. Sei, e che ne sai di me? E che ne hai mai saputo? Quante volte avrei urlato e sono stato muto? Si chiama Aldo Matrone, ma il suo nome in arte è The Sniper, un giovane cantante di Capaccio, autore rap, che dopo l'album Tutto e Niente ha pubblicato in questi giorni il suo nuovo lavoro discografico, L'ombra della vita. È un viaggio all'interno dell'intimità del rapper cilentano che, dopo essersi scontrato con la cruda realtà, diventa vittima delle sue pulsioni nascoste. Riposo a pietro, forse passerà un giorno, forse andrà via. Intanto il mio malessere a tenermi compagnia. Sicuramente la maggior parte della gente, afferma The Sniper, si è dovuta confrontare con i propri demoni. Molti sono riusciti a vincere le proprie battaglie interne, altri no. Questo mio lavoro, L'ombra della vita, racconta proprio questo: i demoni interiori che prendono il sopravvento, arrivando a sostituire definitivamente l'involucro umano che li ha custoditi. Ho a che fare con dottori e psicologi. Sono scontrato con infami ed ipocrisi. Primi hanno una pillola per risolvere tutto, i secondi mirano alla schiena e vogliono fare brutto. L'album esalta la bellezza di cedere ai demoni, perché spesso, dice il giovane cantante cilentano, può segnare un nuovo inizio. Io bro, questa vita non lo so quante volte sbatterò. Di sicuro tornerò più forte, ancora lotterò. Sarà la porta a farmi sempre da qui.